Buonasera, signor Murdoch. Come andiamo? Hai un personaggio da suggerire che devo fare? Devo sbloccare, finire i completion marks di quelli normali. Ne ho finiti un po', me ne mancano 11. Effettivamente sono un bel po'. Vai di Eden, sì, anch'io in realtà, se devo essere onesto, speravo che mi dicessi Eden. Che tanto che non ci gioco. Dai, Eden, sì. Allora, parto con il flauto di merda. Vabbè, non è malissimo. La polverina che per me è una cagata. 2,79 di tiers, 3 di danno. Non è una gran partenza, però almeno ho 3 HP. L'unica consolazione. Fortunatamente non devo fare niente a tempo, quindi con calma. Tanto con Eden devo fare entrambe le cose, quindi. Sono arrivato da The Beast con lui, ma ci sono morto, sono diventato Lazzaro forse o qualcos'altro. Plumfruit è buono, sì, non è il massimo, però ha la sua utilità. Buonasera. Cazzo, non ho bombe. Un patto anticipato fuori programma. Beh, allora dicevamo il flauto non è male, però il Book of Belial forse è un pochino meglio. Cazzo, non ho bombe. Spero di poterci tornare con una bomba. Almeno la velocità non è bassa. Sto pentagramma qua, cioè, non è completamente inutile, ma a meno che non hai volo e velocità elevata, difficilmente lo riesci a sfruttare. Pure sti cosi di merda di pietra. Ce n'era uno in fin di. Eccolo. Cazzo. Avrei dovuto usare il libro, però ho paura di ritrovarmi dal boss col libro scarico. È questo che mi crea dubbi. Spero di non trovare un attivo nella stanza del tesoro. Spero davvero di non trovare. Non è un attivo, non è neanche buono, però va bene. Siamo pure nel Burning Basement, quindi diciamo la variante più difficile. Ecco qua se riesco. Il grande, grande. Ok. Forse devo essere io più intelligente. Mi serve una bomba però. No. Vabbè, abbiamo. Di colpo Infestation diventa utile. Cioè, non è inutile che si attiva solo quando prendi danno. Ok, abbiamo anche la bomba. Quindi non è proprio una cosa preferibile. Non entro nel negozio. Perché se per caso nel negozio ci sono degli oggetti buoni. E io non me li posso permettere adesso, dato che ho una moneta. Scompaiono dal pool. E questo è male. Madonna, che disastro per fare sti cerchi. Va bene, facciamoci il boss, dai. Rugman, con il libro dovremmo cavarcela. Superiamo quel 3 sold di danno minimo necessario per far fuori le teste prima che diventino ragni. Per poco, però. Anzi, sparami una testa qua. No, 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 no. Mi ha sparato ma un'altra. Vabbè, ok. Credi di essere furbo tu? Marbles mi piace. Ok. Prenderei questo.
Ora devo solo augurarmi che non ci... Ma perché dovrebbe esserci una troll bomb? Una carta. The Chariot. Minchia, la tentazione è forte di usarla per uscire, però non ho carte migliori al momento. Qui è inutile fare cerchi a terra perché tanto volano tutti. Però un'altra carta. Temperance. Perché mi deve mettere in questa situazione il gioco? Minchia, c'è lo Steam Sale in vendita che non credo riusciremo a permetterci. Però no, stasera avevo solo voglia di farmi una run di Isaac e non ero nemmeno sicuro di farcela perché sono abbastanza stanco. Cioè, se arrivo a fare due run di Isaac per me è già oltre quello che avevo preventivato. Non posso, no, non posso rischiare. Mi compro il Solart e ciao Steam Sale, mi dispiace, va bene così, dai. Purtroppo devo andare anche di là, però vabbè, dai, ci provo. Ok. Domani sera inizio un gioco nuovo e sarà il mio gioco del mercoledì finché dura, non ho idea di quanto duri, l'ho comprato apposta perché ho portato la demo, mi sembra venerdì scorso o comunque l'ultimo venerdì che ho streamato. E mi è piaciuto un macello. Non sono solito comprare i giochi praticamente nuovi, però direi che quella demo mi ha convinto, quindi non sono bei piani in cui trovarsi. Questi sono ciechi, quindi sparano a caso, quindi bisogna stare lontani e basta, perché non puoi anticiparli. Punto. Madonna, un champion pure. Meno male che abbiamo attivato il libro. Non so immaginare senza. Una chiave. Non ho una bomba. Che gioco è? Si chiama Unmetal. È una parodia di Metal Gear, per quello che posso dire. Però ha proprio un bello humor, mi ha fatto ridere parecchio, quindi già questo è un merito, no? Non ci riescono tanti giochi a proprio a divertirmi, a farmi ridere. Già che io c'ho il cerchio, però sono stupido, non avrei dovuto farlo. Beh, che merda entrambi. Ho preso la merda meno merda, ma sono entrambi in merda. E questo non è un buon boss, potrei morire qui. Io non so come altro posso migliorarmi la vita se non facendo questi cerchi, che comunque non penso che... ci si fa male anche lui, non vola. Cazzo. Non sono riuscito nel mio intento di fare il cerchio. Però è morto. E abbiamo un patto demoniaco con Krampus, che tutto sommato... è già morto per qualche motivo. Purtroppo ci dà la fottuta testa di Krampus, che io francamente ne farei anche a meno, perché questo libro mi serviva.
Bella merda, manco una bomba per aprire la Tinted. E non c'ho neanche 5 monete, quindi non ha senso entrare al negozio e provare a comprarla, sperare in una bomba in sconto. E che è Natale. Insomma, però, insomma, è interessante. Ero un po' rincoglionito, quindi non ero perfettamente immerso nell'esperienza. Però, la sua ragione di esistere. Ci sono delle cose che non mi piacciono, ma è più una questione di gusto mio personale, che, cioè, è proprio uno stile di design che non fa. Sinistra o destra? Io declino ogni responsabilità, scegliete sinistra o destra. Nel frattempo approfitto e mi idrato. Ottima scelta. Non è male esplosivo. Che è successo? Qualche programma che ha deciso di aggiornarsi proprio adesso? Andatevene a fanculo, non lo so, non riesco a capire cosa sia successo, però ho preso esplosivo. Esplosivo, se riusciamo a aumentarci la fortuna, diventa un modo simpatico di far danno. Per l'appunto, questo è buono, ma preferisco tenermi quello che già ho. Questi dovrei riuscire a farli fuori. Mi preoccupa il fatto che secondo me quando muoiono spunta qualcos'altro. Non è stato così, ok. Meglio. Proprio a dimostrazione del fatto che non li conosco ancora. Mi sono perso il patto, ma va bene, non importa. Non credo di poter pretendere più di tanto da me stesso a questo punto, visto quello che il gioco mi sta dando. Allora, il mio obiettivo è riuscire ad appiccicargli un coso di esplosivo, maledizione. Non ho un'idea ben precisa del. Non avevo prima, non si vedeva bene il mio range. Comunque, ok. Va bene. Non penso che sia opportuno far saltare quel fuoco per il momento. A parte che ci servono due bombe se vogliamo arrivare alle miniere. Cazzo! Non me l'aspettavo. Forse hanno potenziato il mul. Si chiama Mulligan? No, si chiama Infestation. Forse l'hanno potenziato, mi sembra che generiamo più mosche, non lo so. Probabilmente no. Ok, qua c'è lo specchio. Qua potrebbe esserci una stanza segreta che sarebbe figo. Quindi una bomba la userei. Non c'è. Peccato. Abbiamo pillole. Soul Art e pillole. Exlax non è rilevante. El tap è buona. Paralisi è irrilevante. Quindi ci possiamo prendere questi due. Questo Exlax ce lo portiamo, ma non ha alcun senso di esistere. E non abbiamo il libro carico, quindi per questa cosa potrei fare questa strategia un attimo, così mi porto questo amuleto qua che me lo ricarica e lo gradisco perché Wormwood è tosto. Wormwood mi ha fatto passare i guai. A quanto pare non è suscettibile alle cose a terra, ok. Ma è sparito! Cioè, se. Pensavo rimanesse un po'. Mamma mia. Ok. Non ho preso danno comunque, è buono. Un tier sap lo gradisco assolutamente. Vediamo com'è. Ok. E poi. Qual era il problema? Il problema è che devo farmi il mondo specchio. E non sarà uno scherzo.
Non è una stanza in cui sono contento di trovarmi. Ma se mi tengo a distanza, magari. Devo stare attento soprattutto a alle sanguisughe. Non so se possono salire. Non possono salire qui. Ok. Abbiamo droppato un nichelino. Dobbiamo farci altre due stanze. Una stanza. E l'attivo perché la prudenza non è mai troppo e comunque dopo è finita. E queste mosche qua sono terribili, quindi devo stare super attento. Benissimo. Benissimo. Ok, poi ci prendiamo questo. Non ho il coraggio di andarmi a fare il boss, sinceramente. Probabilmente potrei, però... ho troppa paura di morirci lì. Allora, qui è libero. Qui ai lati non è libero, quindi la stanza segreta è qua. Direi che questa stanza segreta è un ottimo motivo per andare al negozio. Dove vendono una bomba, per fortuna, perché sennò ero un po' inculato. Mi compro l'oggetto misterioso. Vaffanculo. Vaffanculo. Proprio l'inculatissima, vaffanculo. Però almeno dovremmo recuperare questo mezzo cuore. Ma porca puttana. Ero talmente contento di quell'eltap. Se ci trovavo una tinted qua dentro piangevo. Non lo so, c'era Murdoch. È lui che ha richiesto questo personaggio. Non so se sia qui. Sto... cioè non guardo la lista degli spettatori perché non è sempre aggiornata. Cioè tipo in questo momento c'è, quindi no, sono sempre qui, non scrivo perché sto giocando. Sì, immaginavo, infatti stavo per dire che c'è gente che mi tiene in sottofondo magari. Questo qui mi tenta. Poi so che giocando ad Isaac faccio venire voglia di giocare ad Isaac, a me succede. Ok. Madonna, ho avuto un piccolo lapsus, non mi ricordavo in che lato dovessi schivare. Cazzo, mi sono fatto fregare. Perché? Perché stavo disegnando un cerchietto di merda. Va bene. Ok, direi che il Demon Beggar è fuori questione, visto che siamo di nuovo nella merda. Ma tantissimo, ma porca troia. Che run sfigata però, eh. Va bene, cioè, ciao. Quando metà degli oggetti che ti escono sono attivi inutili. Abbiamo un altro amuleto. Questo aiuta, però insomma. Se devi fare affidamento sulla cacca pietrificata significa che sei veramente messo male. Che gli fa male anche se sono sul carrellino. Per favore, un oggetto buono. Quelle bombe non sono male. Questo al centro può essere qualsiasi cosa, quello è male. Potrei prendere le bombe. Ah, posso prendere anche quella? Ah, in tal caso, ok. Boss non l'ho trovato ancora. Ai ai. Che calvario. Ma vabbè, cambio strada a un certo punto. Se vedo che non è cosa di fare Mother, mi faccio cioè provo a farmi The Beast. Mother è veramente impegnativa. Io ormai ho deciso che ci provo comunque perché voglio fare pratica con questi piani qua.
però preferirei trovarmici in una situazione offensiva un attimino più rispettabile. D'oro. Ok. Se riuscissi a essere un po' più veloce, potrei fare dei cerchi più grossi. No. Minchia, giusto a quello si è attaccato. Oh cazzo. Madonna, che situazione. Ok. Allora, come mi conviene affrontare questa situazione? Probabilmente mi conviene fare una cavatina al negozio, sperando non ci sia grid. Ok. Sinceramente di combattermi grid adesso non è che me la senta tantissimo. Non c'è grid, ma non c'è nemmeno granché di utile. Però, allora, seguite il mio ragionamento. Io adesso vado da quello là che mi toglie i cuori. Me ne faccio togliere uno così si rompe il cuore d'oro. E recupero questi soldi. E poi mi posso mettere il Soul Heart a protezione. Chance di patto è bassa, però non ci provo. Anzi, visto che abbiamo le bombe adesso. E che boss ci sarà? Un boss di merda, me lo immagino. Per forza, non. Esistono boss facili, tra l'altro, a questi piani? Non credo. Diamo un'occhiatina. Questo non è uno dei peggiori. Anche se questa arena non mi piace tantissimo. Vedo che è abbastanza. È scappato. Va bene. Momento di tears. Non ci siamo ancora, però ok. Potrei andare a giocare col tipo. Ci sono altri amuleti? No. Vabbè, no, scendo. Curse of Darkness, evviva. No, questa stanza non è così complicata se sto a distanza. Il problema è che non posso stare troppo a distanza perché non ho molto range. Ok, quello esplode. Qui ci sarà l'altro coso. Ma vaffanculo. Ok, il segreto è appiccicarli e poi posso andare a farmi i cazzi miei. Cazzo. Ci ho provato. Che stanza di merda, però per fortuna non ci devo tornare. Vediamo se qua riesco a non prendere danno, che sarebbe veramente ideale. Una bomba. Allora, facciamo così, entro qui, ragni. Uso The Moon. Altri soldi. Devo usare pure una bomba per uscire. Potrei aumentarmi le chance di patto, però non penso che sia importante. Un buon oggetto qua aiuterebbe. Proviamo l'altro.
Lost Contact. Questo può essere una rovina, però non è. Cioè, può essere anche molto utile in determinate circostanze. Però non credo di sentirmela a fare l'inseguimento con Mother. Che cazzo. Ce l'ho veramente messa tutta, però non si vede un cazzo, giustamente. Seguimento con Mother mi sembra troppo, troppo, troppo rischioso. Ci sono rischiose queste stanze qui. Ah, grazie. Ok, un pochettino troppo tardi. La bussola. Facciamo saltare sto tipo. Abbiamo comunque ancora discrete chance. La potrei comprare la bussola. Il boss è lì, come prevedibile. Devi fare Mother. Devo fare o Mother o The Beast. Devo fare entrambi. Quindi mi riservo il diritto di cambiare idea a seconda del vento che tira. C'è il potenziale per una buona run, secondo me, ma continuo a mancare i patti, a prendere danno. E anche quando ho trovato la vita, perché non è che non ne ho mai trovata, non è comunque abbastanza per quello che il gioco mi mette davanti. Giusto che dovrei rompere tutte le cacche anche. C'è una chiave, ma non mi serve. Allora, cerchiamo di farci il boss nelle migliori condizioni possibili. Potrei farmi l'ultima stanza, in effetti. Potrei anche rischiare, ma solo due bombe non vale la pena. Qui non c'è niente. Ma bene. Potrei usare una bomba per curarmi. Potrei entrare nella. Aspetta un attimo. Ho pure ingoiato il trinket. L'altro trinket è lì, lo vado a prendere. Trovato Marbles, uso Marbles, però devo sopravvivere a tutta questa storia. In qualche modo. Ah, questo sì, fa schifo, però vabbè, è simpatico. Cioè, non è che fa schifo, è solo simpatico. Abbiamo due Soul Heart che ci attendono, ma io prima volevo fare un tentativo nella stanza. Nella challenge room. Cazzo, non ho più la mia carta di teletrasporto, mi serviva. Oh, merda. Aspetta. Ok, lo faccio. E le mie esplosioni dovrebbero scoperchiarli, sì. Ho aperto accidentalmente il baule e non ho più chiavi, vediamo se ne vendono. Allora, devo dire che non sta andando malissimo. L'aumento di shot speed è molto gradito perché è range effettivo. Merda. Ho fatto bene a lasciarmi Soul Heart.
Che cazzo, non so dove mi devo andare a mettere. A parte che non vedo, tanto per cambiare. Ok, un dente esploso, molto bene. Chiave, per favore. Grazie. No. Ok, allora, è andata molto bene questa cosa. Abbiamo recuperato quell'aumento di vita perso. Abbiamo recuperato le bombe. Adesso useremo per recuperare vita. E poi c'era una bomba. Sì, non ha senso non farlo. Se il boss mi dà il pigiama o qualcosa del genere. Mi vado a fare l'inseguimento, se no mi sa che lascio perdere, perché non avrei la vita per non sono convinto, diciamo. Cos'è che mi offre il negozio? Potrei comprarmi una bomba. Mi compro la carica. Forse è superflua come cosa, ma non si è mai troppo tranquilli. È Great Gideon, che palle. Però la carica, ok, la carica in effetti mi serve contro Great Gideon. Cioè, in realtà mi servirebbe contro chiunque, cosa che mi ha colpito. Devo stare molto attento, ho già preso un danno in questo combattimento. Che altro c'è? Ok. Starò attento a queste pietre. Finito? No, c'è ancora questo. Questi? Molesti, molestissimi. Questi. Aiuto. Aiuto. Quanto manca ancora l'ultima ondata? Questa. No, sono in trappola. Per dei ragni di merda. Cosa manca ancora? Ok, mi è uscito il patto, mi è uscito un aumento di vita. Il patto non può essere Krampus. Il patto non è nemmeno da questo lato. Il patto sono due cuori neri e il missing poster. Potrei prendere il missing poster, cazzo. Ma è talmente improbabile che mi sia di aiuto. Oh, mi sono distratto. Cosa significa mandare un messaggio in modalità abbonato? Non lo so. Ciao, amo, ti guardo 5 minuti. Buonasera. Questo non è Squid Game. No, che cos'è? Perché parlate tutti di questo Squid Game? Che non è un gioco, a quanto pare. È più buio che nelle basi terroristiche. Buonanotte. Buonanotte a entrambi. Allora, la strategia di The Lost mi costerebbe in effetti solo questo carino effetto che pulsano. Cazzo, allora, se mi faccio se mi faccio Mother, ma io non sono nelle condizioni di fare Mother. C'ho 3,63 di danno. Non so nemmeno se riesco a fare The Beast. Mi sa che me ne vado giù e tanti saluti. Quello che ho preso, ho preso. Devo ok, visto che sono qui,
Mi stavo improvvisamente dimenticando come funziona il tutto. Visto che sono qui, io debbo trovare il Tinted Skull, prendermi The Fool, prendermi una carta, cioè una foto, usarla per aprire la porta e poi al ritorno... Non devo... No, ho lasciato l'amuleto, ma è una cosa indifferente. Madonna, che palle. Ok. Ok, dai, era meno peggio di quello che pensassi. Bene. Non mi dire, boss, che anche tu ti sei messo a guardare questo Squid Game. E nel caso tu lo stessi facendo, convincimi che sia una buona idea farlo. Stavo pensando di usare il libro, però. Oh. Grazie. State prendendo per il fondello. Non è malaccia come Run. 3,63 di danno al Depths 2. A parte i meme, non so cosa si è. Speravo di trovare informazioni qui stasera. Magari qui stasera c'è qualcuno che sa di che si tratta. Io ho letto i meme che tipo che è Takeshi's Castle, però dove muore gente. Madonna, che vita di merda. Cioè, io non lo so, nel senso... Non mi sembra una run efficace, efficiente. Quello è figo, però non... No, non posso. Non posso farlo. No, non posso farlo. Avanti, Snake. Premi il grilletto. Ecco un ultimo regalo da parte di Gola Profonda. Va bene. Allora, lì, qui, entrare... Allora, intanto questo lo apriamo che è gratis. Non credo che ci serva ormai, no. Non ho ancora trovato il Tinted Skull, ricordiamo. Ce n'è... Calma. Ok. Bene. Non sono un novellino. Perché si scassa l'Advanced. Hai gli occhi tipici del novellino. Però hai anche un bel sedere. No, non era proprio così che diceva, però c'era qualcosa del genere. Questa carta di Empress, non ho trovato il Tinted Skull, ma ci sarà per forza, perché ci deve essere codificato nel gioco. Quello non è un Lucky Penny, se no magari avrei provato pure a prenderlo. Trovato. E qualcuno l'ha pure rotto per me, che è ottimo. Bene, ormai finiamo... Esplorare, punto interrogativo. Ok. Oh,
La vita non manca, in effetti. Questo lo devo dire a favore del gioco. Almeno ha avuto la decenza di darci la vita. Andiamo The Full. Entriamo prima qui o ci facciamo prima il boss? Non dovrebbe cambiare nulla. Se cambia qualcosa vuol dire che il boss è andato molto male. 36% di patto però non è abbastanza. Vediamo se riesco a far saltare il tipo. Che guarda caso sarà qui. Sì. Bene. 39, non che. Insomma, sia tantissimo, però è di più. Come lo zucchero nell'acqua. Ok. Però contro mamma i colpi esplosivi non fanno una minchia. In compenso, il pentagramma di sta gran minchia qualcosa dovrebbe fare. Soprattutto se riesco ad attirarla nella mia trappola, maledizione. Adesso... forse sto esagerando un po'. Aia. Merda. Ho trovato aumenti di velocità e non posso... non posso disegnare i cerchi. Cioè, quello era un cerchio. Non un cerchio perfetto, però era un cerchio. Che odio. È morta. Ding dong, la strega è morta. Allora ci vado alla curse room, tanto. Alla fine è stato indifferente. Guadagnato una bomba. E niente, si va. Si può solo andare. Mother è proprio improponibile. È un culo da novellino, non è. Cosa sono questi pentagrammi al pavimento? Danno un tono all'ambiente. No, è che ho preso... cioè, sono spawnato con questo oggetto, perché lui parte con due oggetti casuali e questo oggetto ti permette di disegnare pentagrammi sul pavimento. Semplicemente facendo un cerchio. E fanno male i nemici. Madonna, quanto vorrei un pizzico di range in più, ok. Ok. Finita? Bene. Lì dentro ci potrei anche entrare. Tanto il patto ormai non ci può più uscire. Oh merda, l'ho mancato. Bene. C'è ancora un'ultima stanza del tesoro prima dell'ascensione. Merda. Ah, già. Scoppia, bene. Firemind. E vabbè, dalle mie parti si dice rutta più rutta. Questa non è una tinted, no. Mi bastava sapere che dessero tono all'ambiente.
Adesso trovi Cricket Z e Cricket, sì, è Secret Art. No, non sembra, cioè, non è letteralmente impossibile, però diventa ogni secondo che passa più improbabile questa cosa. Ma sai che non sta funzionando? La blanket, questa è buona. Ok, allora. Lui potrei farlo saltare, ma non vedo perché, cioè, perché dovrei. Le bombe possono anche aiutarmi. Merda. Cazzo, io li detesto questi. Non me li so proprio gestire. Bombe infinite, ok, come non detto. Adesso abbiamo un motivo per farlo saltare. Tra l'altro stiamo andando nella direzione giusta, cioè la direzione sbagliata. Non può esserci niente. Non ne è valsa la pena, ma poteva contenere un solo art. Questo potrebbe contenere qualcosa di utile, non lo fa. Solo art. Sì. Bombe infinite, un toccasana proprio. Beh, qui ci sarà la stanza segreta, che è un'ottima notizia. No, non c'è, peccato, sarebbe stata veramente un'ottima notizia. Sarebbe stata una gran bella ottima notizia. Ok, qui non c'è niente di rilevante. Cazzo, ok. Full health. Grazie, sarebbe stato meglio saperlo prima. Però ok. Allora lì non c'è niente, ovvio. Quindi lì non ci posso entrare in nessun modo. O almeno nessun modo che ho intenzione di tenere in considerazione. Questo è buono, perché con le bombe lo possiamo fare. Altre pillole. E una è un full health che ci porteremo. Almeno credo che una sia un full health. Yes. Non mi lamento nemmeno della troll bomb, perché questo full health può cambiare le sorti della partita. Però perché non riesco a trovare la stanza segreta? Ah, sarà lì, ok. No, non è manco qui, non credo almeno. No, non può essere qui. Non può essere manco a sinistra. Beh, intanto ho trovato la super segreta. Bene. Allora, questa carta è Wheel of Fortune, non ci serve, non come la Full Health, senza dubbio. C'è una stanza segreta da qualche parte, io ancora non l'ho trovata. E non credo che sia qui. Bello che le fa esplodere istantaneamente. Potrebbe essere qua a sinistra. Eh sì, ha senso, credo. Mi sono già dimenticato il resto. C'è, ok. Ed è grid. Senza infamia e senza lode, è solo grid. Visto che non c'è boss su questo piano, posso benissimo usarmi il libro qui. È scoppiato mezzo mondo. Bene. Mi sa che possiamo andare, non. Cioè, l'unica cosa che posso fare eventualmente è questa. Da.
Vorrei giocare con la Wheel of Fortune. Un'esplosione contro lo sporco, voto 10. Ovviamente non ci serve, quello non credo. Cazzo, il Curve Dorn però. Tanto il sogno di fare The Lost non riesco a immaginare un modo in cui possa funzionare. Tipo col Plan C forse. Sto immaginando. Sto facendo theory crafting di come potrebbe funzionare il Missing Poster per. Quello pure sarebbe bello averlo, però non ho proprio modo. Questo è meglio. Tipo, per esempio, no, tu ti prendi il Missing Poster, arrivi da The Beast. Batti Dogma, batti quattro cavalieri, ti fai uccidere da The Beast e poi usi il Plan C che magari lo uccide prima, non, però non sono sicuro. Lo devo fare? Sì, lo devo fare, cazzo, mi è venuto il dubbio all'ultimo. Range up? Beh, non mi dispiace affatto. Non c'ho proprio chance di far fuori prima quello ciccione, non ci riesco. È inutile, io ci provo, ma non ci riesco. Non dimentichiamoci che non è ancora finita comunque, ancora non sono nemmeno arrivato da Dogma. Penso che non abbia senso neanche tergiversare troppo in questi piani. Tanto devo solo salire. Tainted Eden già l'ho sbloccato. Cioè, questo Curve Dorn è. Ok, non è il primo aumento di danno perché abbiamo trovato pure la carne. Quello che è aumento di vita e danno. Però, giusto per far capire, insomma, la carne. Non è che. Siamo arrivati a 3,63 che è 13 in più rispetto al danno di partenza di Isaac. È vero che abbiamo qualche effettino carino, però non credo che basti. A parte che ho il dubbio, cioè mi sono reso conto che i colpi di Firemind, dato che sono giusto, no, lo potrei fare, però no. Cioè, i colpi di Firemind che impattano contro altri colpi nemici, dato che ho le lenti a contatto, esplodono, anche se non esplodono contro il nemico. Quindi questa è una cosa che potrebbe crearmi problemi. Rieccoci qua, che bello. Decisamente no, non ho manco il volo. Me lo daranno. Però insomma. No. Oh, non muore. Mamma mia. Mi sono cominciato a preoccupare. Ok, questi nemici. Non so se li ho mai incontrati. Perché giustamente, generalmente, se fai l'ascesa non fai i piani alternativi. Possiamo salire. Batti nel senso percuoti. No, batti lei. No, batti nel senso sconfiggi. Meno male.
sta andando benino, tutto sommato. No, troppa potenza di calcolo mi ha richiesto questa reazione. No! Quindi anche questo mi è familiare. Magari non lo so se l'ho incontrato già, però non mi è familiare. Ecco, tipo, è appena successo quello che ho detto prima. E un altro cuore se ne va. Che il downpour, giustamente. Cazzo, quanto vorrei un po' di aumenti di tiers. Cioè, di range, perché glieli appiccico a distanza e si risolve tutto. Non lo so, non sono troppo ottimista. Vediamo. Cioè, si potrebbe fare, ma non promette bene. Fortuna stavolta ero preparato ai nemici invisibili. Ok, ho sbagliato strada. Pure. Mazzo. Dai, sarà qui, infatti. Io, se adesso batto The Beast, cioè non è che... Com'è che dice? Smetto di far politica. C'è qualcosa lì dentro? Sì, niente di utile sicuramente. Ma vaffanculo, queste esplosioni. Giusto. Dimenticavo, utilissimo. Avrei dovuto usare la... Vabbè, ora vado ad ammazzare il tipo, magari mi dà un cuore. Potevi essere più generoso. Shot speed up mi va bene, tutto sommato. È equiparabile all'aumento di range che avevo chiesto. Niente cuori a terra. Forse qui? No, però... E allora le usiamo. Qua non si può. Qua si può, qua si può. Tanto non me ne faccio nient'altro. Ah, questo è il piano dove avevo trovato Merbols, giustamente. Dicevo, ma perché ce ne sono così tanti? Ok, io non... però c'è una tinted, quindi non è stato completamente inutile. Beh, ok, tanto l'amuleto sicuramente non è buono, non come quello che già abbiamo, no, assolutamente. C'è ancora un'ultima, mi pare. Cioè, io non so se sto facendo una cosa sensata a usarle così, però sostanze in più, magari esce roba figa, chi lo sa. Oh. Cosa succede in questo caso? Beh, immagino che salirò.
Cazzo, ho perso il full health così, ma seriamente? Non l'ho mai fatta sta cosa, non pensavo potesse succedere. Beh, l'aumento di vita in qualche modo me l'ha dato. Però... Spero che non crashi il gioco, non ho idea di quello che mi devo aspettare qui. No, mi ha portato a home, era l'ultimo piano. Ok. Minchia, senza full health. Ma che rompimento di coglioni, ma perché? La prossima volta non farò più questo errore. Ecco, dammi un full health. Per cortesia, me lo merito. Range up. È un modo per dirmi che me la devo cavare con quello che mi danno. Questa è la tua vita. Muoviti, non fare errori. Beh. Messaggio ricevuto. Non so che cosa... Non so fare pronostici per questo boss. Però penso che se riesco a battere questo sono già a buon punto. Bene, molto bene. Sta funzionando questa cosa, ok. Il range era quello che mi serviva. Già il fatto che non mi devo avvicinare a queste... Che poi i danni non sono così grandi, cioè sta continuando a esplodere. Pure. Purtroppo la velocità è quella che è. Dove sei? Dove sei? Di nuovo. Cazzo. Morto. Cioè, è finita? Finita. Non lo fare più, per cortesia. Madonna, è successa una cosa stranissima. Non è normale che faccia così, che prima si chiude, cioè prima muore di norma e poi si chiude la TV. Buonasera, Brodino. Ok. Se riesco a resistere fino al... al... cazzo. Al libro carico la situazione può migliorare. Allora, sta funzionando comunque un po' questa cosa. Cioè, nonostante tutto, l'output di danno sta bastando. Almeno contro il primo, però, insomma. Adesso abbiamo altro danno. Ok, li abbiamo... Bene, bene, libro aiuto... Ah, abbiamo perso l'alimento. Ok, ok. Cazzo! Ha colpito qualcosa. War.
stare attento ai colpi da sotto. Ok, no, gli abbiamo battuto la prima forma, sta andando troppo bene. Non pensavo che sarebbe andata così bene. Certo, da Mother non mandava così. Da Mother ci arrivavo tutto malconcio, sicuro. E mi apriva il culo. Qualcosa mi ha danneggiato. Ah, le esplosioni. Merda. 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 Ok. Ho troppa poca vita per sentirmi tranquillo qui. Speriamo bene. Poi ho pure poca velocità, cazzo, questo è un problema. Soprattutto nella fase finale. Però tutti sti fuochi... Cazzo, mi faccio fottere sempre. No. Ok. Sono morto malissimo. Sono morto malissimo proprio. Vabbè, l'avevo capito quando sono arrivato da The Beast con 3 HP.